e se non prende certi argomenti, anche quella città è davvero molto bella. Ce l'avamo visti in occasione dell'inaugurazione. Torniamo qui perché oggi in qualche misura il museo si amplia, apre nuove porte. Non vi racconterò io che cosa perché non è compito mio. Ringrazio il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, che è qui per accogliervi anche. Chiamo per cortesia accanto a lui la presidente di Jesolo Turismo, Eleonora Baldo, e il presidente dell'associazione ARDA 113 Ecologico Onlus, Flavio Grugnato. Sindaco, prego. Allora, buonasera a tutti, scusate leggero ritardo, arrivo da Venezia, ho trovato un po' di coda in entrata, quindi è bene, vuol dire che la gente arriva anche il weekend, anche d'inverno, ecco. Allora, è un momento ovviamente particolare, emozionante, perché abbiamo pensato a questa giornata, a questo pomeriggio, diciamo di apertura, di porte aperte, di open day, come si suol dire, per diciamo così trasmettere un messaggio che è quello che crediamo, ovvero che questa bellissima scatola che abbiamo ereditato e che è il CEI Museo, una bellissima diciamo elemento architettonico, possa e debba essere percepito come la casa degli esolani, quindi un elemento che non sia distante dalla comunità ma sia vissuto appunto dagli esolani, e i numeri mi pare che arriviamo, Romina, vicino ai 500, sì, ok, molto bene, confermano che in una giornata di dicembre fredda e un po' piovosa il messaggio è passato, quindi grazie davvero a tutte le persone che questo pomeriggio hanno accolto l'invito. Qualche mese fa ci eravamo visti per dare l'avvio un pochino alla vita di questo CEI Museo con l'apertura durante l'estate del primo piano del Museo Civico di Storia Naturale e con la mostra temporanea al terzo piano che raccontava un po' la storia di Jesolo. Quello era il momento per diciamo dare il là a un percorso che è volutamente un percorso sperimentale, perché in maniera molto umile ci siamo detti la città di Jesolo non ha ad oggi l'esperienza della gestione di una grande struttura museale, quindi era tutto un terreno da esplorare. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo cercato di appunto costruire passo dopo passo sia i contenuti, che sono ovviamente la cosa più importante, ma anche e soprattutto il modello gestionale, quindi la vita di questo museo, e ovviamente lo facciamo passo dopo passo, magari anche con qualche errore, però cercando sempre di buttare un po' più la palla. Ci rivediamo a distanza di qualche mese, dopo un'estate in cui possiamo dire che effettivamente il CEI Museo è andato abbastanza bene, i numeri ci hanno confortato, è un avvio diciamo molto, molto promettente, anche contando sul fatto che la struttura era parzialmente completa. Ora facciamo un piccolo e ulteriore passo avanti, ovvero per la prima volta il CEI Museo sarà aperto alla città pieno in tutti i suoi spazi, perché da qualche settimana, e anzi da oggi, tutti i quattro piani avranno la possibilità di essere visitati. Quindi il primo contenuto che oggi andiamo a inaugurare è già attivo da qualche settimana, quindi magari qualche bambino isolano che frequenta le scuole magari ha già avuto modo in vista scolastica di vederlo, ma lo apriamo al pubblico. Il secondo piano del Museo di Storia Naturale con l'era glaciale, quindi andiamo a completare quel percorso appunto di riapertura, e questa è una cosa che ci dà molto orgoglio dopo 7 anni del glorioso Museo di Storia Naturale, che dopo la gloria del Carducci ritrova la vita in questa nuova sede. Al terzo piano ovviamente proseguiamo ancora per le festività la mostra dedicata alla nostra città, alla nostra storia, al nostro futuro, e al quarto piano, questa è la grande novità di questo Natale, e è diciamo bello raccontare un pochino che il museo vive anche con la storia e le storie che può raccontare la nostra città, quindi lo vedo là dietro. Abbiamo colto l'opportunità e la disponibilità e la generosità di Agostino Busanelli di mettere a disposizione la sua collezione di presepi artigianali di vario tipo, di varia dimensione, frutto di un lavoro, di una passione, di un hobby, diciamo così, di decenni, e diciamo
questa è davvero una particolarità appunto che ci permette oltretutto di arricchire quel percorso di presepi che la nostra città da qualche anno ha iniziato, con la sabbia, con il ghiaccio, con i sassi e ovviamente con i presepi della tradizione. Ed anzi, quello che vorremmo è che proprio in questo periodo natalizio la mostra dei presepi potesse essere diciamo così parte di un circuito in cui la città possa essere vissuta in tutte le sue parti, quindi sia nella parte del centro storico che nella parte del videocentro, ma anche spingendoci un po' più là verso verso Piazza Milano, ecco. Per fare tutto questo ovviamente il sindaco ci ha messo una piccolissima parte, molto è stato dato da chi ha collaborato in questi mesi per poter arrivare a questo obiettivo, quindi ringrazio in primis l'insostituibile ufficio cultura del comune di Jesolo con il dottor Massimo Ambrosin e la dottoressa Romina Franchin, che è instancabile, è veramente l'anima della biblioteca, dell'ufficio cultura e adesso anche del segretario, quindi grazie Romina, davvero. E grazie a chi diciamo permette che tutto funzioni nonostante diciamo qualche difficoltà di ogni struttura quando comincia e quando è appena consegnata, quindi guardo la Jesolo Patrimonio, grazie al Presidente, grazie al Direttore. Ringrazio ovviamente Arca, che è il partner principale diciamo nei contenuti di questo museo, quindi guardo il Presidente di Arca, Flavio Rumiato, e il nostro Direttore, il Direttore del Museo permesso, questo è veramente una cosa molto bella che ci riempie d'orgoglio, di ricominciare anche una cosa bellissima, ovvero le visite scolastiche. Questa è una cosa bella, questa mattina non la leggo, l'ho pubblicata su Facebook, ho ricevuto una bellissima lettera da una ragazza di quarta elementare che ci ha raccontato la sua bellissima esperienza al CEI Museo. E ovviamente, perché poi oltre all'idea e oltre alla buona volontà ci vuole anche un aiuto finanziario, il comune non è arrivato a coprire tutto, abbiamo chiesto una mano a Jesolo Turismo e quindi è per questo che è qua la nostra Presidente Eleonora Baldo. Jesolo Turismo è veramente diciamo il luogo che riesce a raccogliere tutte le spinte e tutte le forze di questa città, la parte pubblica e la parte privata, quindi grazie per voi. Ci ha permesso di lanciare tutto questo. Ecco, quindi davvero grazie a tutti voi per essere qui, ringrazio ovviamente i due parroci, Don Lucio e Don Gianni per la vostra presenza molto gradita, ringrazio e saluto tutti i rappresentanti della Giunta del Consiglio Comunale e auguro a tutti voi una buona visita. Grazie. Grazie Sindaco, mentre parlava sentivo proprio i bambini vociare che girano eccetera ed è molto bello. Presidente, è sicuramente anche uno strumento di promozione turistica della città, da riempire di contenuti come è stato fatto e come faremo anche con il supporto di Esoturismo. Sì, buonasera a tutti, volevo aprire il mio intervento anzitutto ringraziando il Sindaco e l'Associazione Arca per avermi invitato qui questa sera. E poi anche complimentandomi, come ho fatto prima in privata sede, perché questa primavera quando avevamo iniziato a discutere del progetto del museo si era detto a luglio la prima sala, a dicembre la seconda, è il primo dicembre, più puntuali di così, cioè mi viene dubbio che siamo anche svizzeri, quindi complimenti davvero. È un piacere essere qui questa sera in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione e della società, che insieme a me, che appunto li rappresento fisicamente in questo momento, ha abbracciato con entusiasmo questo progetto di ripartenza del Museo di Storia Naturale, ma anche di nuovo slancio al polo culturale, ad uno dei poli culturali della nostra città, che credo, anzi sono convinta, nel futuro potrà consolidare un valore aggiunto in termini di attrattività per i residenti e anche per i nostri turisti. Jesolo Turismo ha come slogan per la città della città, quest'anno a maggior ragione che ricorre il nostro 40esimo, quindi quando ci hanno chiesto volete partecipare è stata un po' una scelta naturale e anche insomma quello che ho sempre detto nei vari interventi che ho fatto in questi mesi, un regalo che ci siamo fatti e abbiamo fatto alla città proprio per celebrare questi 40 anni.
Sentendo un po' i numeri e il percorso che il museo sta facendo di evoluzione in questi mesi, in queste settimane, quasi quasi non parlo neanche più di regalo, ma parlo di un investimento a lungo termine sul futuro. Ho letto la prima recensione di Mia di questo museo e mi emoziona pensare che abbiamo contribuito a creare un qualcosa che resterà nel tempo e che soprattutto sarà visitato dai cittadini e dagli amministratori del futuro, che qui potranno trovare un luogo per pensare, per formarsi, per sognare e per immaginare. E quindi chiudo il mio intervento esortandovi a diffondere il verbo, a invitare le persone a regalare un biglietto d'ingresso al nostro museo. È un'opportunità per passare un pomeriggio in famiglia, tra l'altro poi si inserisce anche in un circuito legato al tema del Natale che si sta sviluppando in questi giorni. E quindi cerchiamo di essere noi i primi promotori delle ricchezze, delle opportunità che la nostra città ci offre. Sono davvero tanto orgogliosa di aver preso parte a questo progetto con Jesolo Turismo e il mio consiglio di amministrazione, di essere qui stasera e di vedere così tante persone. Quindi ringrazio il sindaco e ringrazio anche l'associazione ANCA. Grazie Presidente, io le Carducci le ho frequentate. Quando finiva l'anno scolastico andavo ogni estate a vedere il Museo Civico, e poi quando hanno chiuso proprio definitivamente lo stesso ho continuato a fare. E sono contento perché adesso, non so quante volte, ormai ho portato il mio bambino qui a vedere l'esposizione del Museo Civico. Presidente Rumiato, io penso che sia anche un orgoglio aver trovato una casa adatta a un'esposizione così preziosa per la città. Sicuramente, dopo anni alla porta, nel vero senso della parola, perché per troppi anni l'Arca è rimasta alla porta ad aspettare che gli si desse qualcosa che meritava. Non è colpa di nessuno, non colpiamo nessuno. Finalmente il contenitore, che adesso è il contenitore museale di Jesolo, ha dato l'opportunità anche a Arca di ritornare a far vedere cosa è capace di fare. E mi corregga sindaco, quando ci siamo confrontati all'inizio con i preventivi, eravate un po' spaventati, perché chi non è del settore e non sa cosa serve per fare e realizzare quello che è stato fatto sopra, deve essere bene. Penso che a distanza di quasi un anno forse le nostre richieste erano giustificate, giusto? Mi sembra che quello che è stato realizzato da Arca fino in questo momento, va bene, dia un po' di lustro anche al contenitore museale della città. Non dimentichiamoci che Arca, oltre che la gestrice in questo momento del Museo di Storia Naturale di Jesolo, è un'associazione nazionale, un'associazione che va anche all'interno di varie altre manifestazioni. Non più tardi il dottor Basso, che io spero che venga qua vicino a me un attimo adesso, dai Roberto, stamattina è partito e è andato a Pordenone, perché c'è un grosso evento a Pordenone questo fine settimana, c'è il Museo di Città di Jesolo. Quando noi ci muoviamo per fare le manifestazioni è il Museo di Jesolo che fa le manifestazioni, l'Arca fa la collaboratrice. Grazie ancora anche al Jesolo Turismo, che nel momento in cui mancavano le risorse, scusate, ci ha creduto. E adesso noi promuoviamo anche Jesolo Turismo nelle nostre manifestazioni. Però tutto questo, io sono l'amministratore pro tempore, ma l'alter ego è Roberto Basso, che merita un applauso. Adesso, come ha detto il sindaco, abbiamo riaperto l'opportunità alle scuole di poter frequentare il museo, ci troviamo con il calendario di dicembre già completo e di scolaresche che vengono anche al di fuori della provincia e ci sono richieste anche al di fuori della regione, giusto Roberto? Sì, abbiamo delle richieste da Bari, da Aosta, gruppi importanti di 180-200 ragazzi, quindi si muovono con più pulma. Stiamo cercando di fare una convenzione con il villaggio di Mazzotto, ma non solo, adesso comincia la parte più impegnativa, perché si stanno muovendo i licei, gli istituti
tecnici agrari, quindi dobbiamo cercare di lavorare e formare un gruppo di lavoro che possa essere anche all'altezza. E ogni cosa, come è stato detto, alla volta, piano piano, diciamo che l'importante era partire. Ma io vorrei poi soprattutto ringraziare tutti quei associativi o anche semplicemente quelle persone di Jesolo che nel momento del bisogno, quando c'era da fare, nel vero senso della parola, fatica di braccia, in vario modo si sono messi a disposizione. Oggi ho avuto il piacere, sono dovuti rientrare, abbiamo degli impegni all'università, una delegazione della IFAO a livello nazionale, stiamo lavorando per vedere di fare dei convegni dove coinvolgere anche la Commissione Agricoltura della Camera, dove per parlare di quello che voi vedete su Eti in televisione, il problema del granchio blu e altre situazioni impattanti, diciamo, sia a livello locale che a livello nazionale. E c'è stata veramente una sinergia di fiducia importante. Io, quando ho saputo l'aiuto che ci stava dando la Jesolo Turismo, non nascondo che mi sono sentito anche coinvolto di una responsabilità, voglio dire, non da poco. E lo devo dire, l'Arca in questo momento si è anche indebitata, questa povera associazione. Fortunatamente gode della stima di direttori di banca, perché se dovevamo aspettare i tempi tecnici, burocratici, forse oggi non eravamo qua, sino sindaco. Quindi la sinergia tra l'amministrazione comunale, magari a dei tempi un po' più lunghi, una realtà dinamica, come appunto può essere un'associazione riconosciuta, fanno la differenza. Ma soprattutto è stato detto, è stato accennato, io ho 20 anni che mi supportano, ho un rapporto, io credo, speciale con la Jesolo Patrimonio, perché poi nei momenti veramente dei problemi lì occorre non solo lamentarsi, vanno risolti. E io spero che possa continuare, possa consolidarsi questo rapporto, perché negli allestimenti, nelle operazioni di spostamento, è veramente la loro esperienza è veramente determinante. Grazie comunque a tutti. Grazie al direttore Basso, che poi ritroveremo quando ci accompagnerà e ci racconterà la sezione era glaciale al secondo piano. E, invito, saluto, ringrazio ed invito Don Lucio qui e Don Gianni Fassina per la benedizione della scultura. Abbiamo sentito tante volte la parola grazie, sempre. Oggi un grazie a tante persone. Ecco, io sono qui, sapete perché? Per dire grazie a chi? Chi è che dobbiamo ringraziare anche? Dobbiamo come sfondare, provate a guardare in alto, sfondare il soffitto e dire grazie anche al Signore, perché le cose belle della natura sono sotto questa coda qui, che annuncia una bella mostra di dinosauri. E poi delle bellezze delle creature, delle creazioni fatte dall'uomo, noi diciamo che all'origine c'è il Signore. Per questo sono qui, per dire grazie al Signore e far sì che il Signore, nel momento in cui lo riconosciamo, ci dia la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre Santo, noi ti ringraziamo e ti lodiamo, tu sei buono. Tu hai creato un mondo molto bello, con tante creature, animali, piante, uccelli. Hai dato all'uomo l'intelligenza e con l'intelligenza, oh Padre, hai permesso agli uomini di creare tante cose belle. Noi ti ringraziamo che qui a Jesolo c'è questo luogo che raccoglierà il segno di tanta bellezza. Quanto noi saremo sensibili a riconoscere ciò che è bello, saremo vicini a te. Per questo ti diciamo grazie e ti lodiamo. E ora, oh Signore, nel segno di quest'acqua che ricorda il nostro battesimo, donaci la tua benedizione. Adesso io spergerò, cioè butterò un po' di acqua, che è il segno, simbolicamente, vado dappertutto, ma simbolicamente il ricordo del nostro battesimo, quando siamo stati resi figli di Dio. Chiudiamo facendo la preghiera molto bella a Maria, perché ci aiuti e aiuti questa opera. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Vi benedica Dio potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E continuiamo allora. Grazie mille, Lucio. Saliamolo al quarto piano, e per l'inaugurazione dell'esposizione dei presepi artigianali, che ci racconterà Agostino Busano.